Ciao a tutti amici, eccoci con una nuova puntata di C'è posta per me. Finalmente da un po' che non faccio video, da un po' che non mi facevo sentire. Esami imminenti, periodo tosto, però fa niente ragazzi. Come sempre sono qui una volta a settimana a farvi un video. Oggi sono qui con un C'è posta per me perché mi è arrivato un pacchetto da un amico che ringrazio, il buon Nex di Ludomedia, che mi ha fatto avere in due giochi che adesso unboxerò per 3DS ad un prezzo eccezionale. Un prezzo eccezionale, infatti c'ho già qua il mio bellissimo iPad per farvi vedere i prezzi relativi di questi giochi e della catena di cui stiamo parlando. Iniziamo subito con l'unboxing, quindi taglio veloce, proprio veloce veloce. Ecco qua che bravo. Perfetto. I due titoli in questione sono, il primo è Naruto Powerful Shippuden, che non ho mai provato, a 4,90€, come potete vedere già il prezzo è molto basso per un titolo 3DS nuovo, che è un gioco che non conosco in realtà. Dovrebbe essere un in stile platform hack and slash veloce con i chibi dei giocatori di Naruto, con i personaggi di Naruto. Infatti qua vediamo un po' cosa dice. Niente focus, ok. Scatenati nel folle universo di Lee, quindi Rock Lee, ok. La saga di Shippuden in stile super deformed, Kibi, approvato da Gai, mamma mia che bello che è Gai, favoloso. E prova le tecniche di Naruto più estreme e improbabili, quindi penso che i due protagonisti del gioco sono questi qua raffigurati. Quindi il primo è Naruto Powerful Shippuden Ninja, Rock Lee is Ninja Pals, che è sta roba, questa dicitura qua molto accattivante, 4,90€, essendo un titolo per 3DS, ci sta. Poi il secondo titolo invece un po' più carino, che volevo provare, avevo provato la demo ma non avevo mai spulciato, il genere lo conosco, ho giocato ai titoli precedenti, non la saga è molto bella, ho lasciato a parte quelli per PS3, quelli per old gen, che alla fine è ancora una current gen favolosa, che devo ancora spulciare. Ho giocato i titoli vecchi per GBA e i titoli più antichi ancora. Castlevania Mirror of Fate, Lord of Shadow. Lord of Shadow perché riprende i titoli per PS3, penso. Non so se sono usciti anche per Xbox 360. Comunque anche questo titolo, come potete vedere, a 4,90€. Quindi due titoli abbastanza recenti, ci avranno un annetto tutti e due, a 4,90€ per una svendita di una grande catena. Qua cosa dice? Legato dal fato, dannato per stirpe, per svelato dal destino. Ok, questo dovrebbe essere un Castlevania in stile che noi conosciamo, diciamo, in un 3D un po' così così. Ho provato la demo, ma non è che mi aveva fatto una impressione stupenda. Vediamo quanto era apprezzato prima. Vediamo quanto è riprezzato. Niente, non ci fa vedere neanche quanto è riprezzato. Io scommetto che era un 49, no, vabbè, non ci interessa. Comunque era un bel prezzone, sicuro, un 44,90€. Vi voglio informare non solo per farvi vedere questi due giochi, ma proprio per avvisarvi che è ancora in corso questa promozione dei giochi per 3DS, PS3, a un prezzo veramente, veramente buono. E la catena è 1€. 1 euro sta svendendo, di sicuro tanti di voi lo sanno già, stanno facendo dei prezzi improponibili, per quanto mi riguarda sono prezzi davvero buoni. Infatti guardiamo subito i giochi per 3DS, se la connessione me lo permette. Ecco, adesso sono, ok, mettiamo a rilevanza, ordina per prezzo crescente, e vediamo dei titoli blasonati, dei titoli ottimi, a dei prezzi veramente buoni, tipo lo starter kit, lo starter pack di Skylander a 4,90€, cosa già vista se siete venuti alla Games Week di quest'anno. Poi vabbè, Turbo, acrobazie in pista, Monster Hunter a 4,90€, sceglie ritira, quindi se l'ho trovato in negozio a 4,90€ è un must have, io che ce l'ho già lo prenderei, ce l'ho in versione digitale, lo prenderei in versione retail. Poi vabbè, Art Academy, Kid Icarus, Pokémon Mystery Dungeon, come non prenderlo, anche Resident Evil, solo che non sono tutti disponibili, tranne mi sa, no, nessuno è più disponibile online, ma sono disponibili solo in modalità
scegliere Itira, quindi dovete scegliere il vostro punto vendita preferito, diciamo, dove ritirarlo, quello più vicino a voi, e andare a prenderlo. Io me li sono fatti spedire dal buon Nex, perché qua dove abito non ce ne sono di vicinissimi, quindi lui ne aveva un attaccato. Lui è molto gentile, lui è un bravo ragazzo, bravissimo, che non ha neanche speculato sul prezzo, me li ha fatti pagare il prezzo di listino. È stato molto gentile. Vediamo un po' altri titoli. Vabbè, FIFA di qua, poi si iniziano ad alzare con un Activision Angry Birds Trilogy a 29,99, non si sa come mai. Comunque ci sono tanti tanti titoli. C'erano anche all'inizio dei titoli per Xbox One a 9,90, c'era, mi pare, vediamo se c'è ancora qualcosa, dovrebbe esserci Need for Speed Rivals per One a 9,90, non so se l'hanno rimesso o in qualche modo tolto perché era troppo, diciamo. Finito in pochissimo tempo, comunque no, l'hanno tolto, era 9,90, e quindi un prezzo veramente veramente ottimo. Adesso invece, dato che di unboxing si tratta, iniziamo a aprire i giochini, vediamo un po' cosa contengono. Allora, il primo che mi interessa provare è Naruto Powerful Shippuden. Ecco, cazzo di cose, codici che ci fanno sempre comodo. Vabbè, non si vede niente, ragazzi, oggi non so cosa dire. Ecco, ho messo a fuoco. La piccola reclam, diciamo. Ah no, questi sono proprio lì. Ah sì, è vero, mi dimenticavo che sono tutti così ormai. Schifo. E cos'è questo? Un poster. Un mega poster. Adesso ve lo faccio vedere un po' più in modo decente. Di Rock Lee. Penso proprio che Rock Lee sia il diciamo la star di questo titolo. Bellissimo. Questa è la squadra di Gaia al completo. Cosa cacchio c'hanno? Deve essere un titolo simpatico, E improponibile del resto. Questo è un bel inserto che hanno messo. Mi piace. E il titolo sa da provare. Spero che sia qualcosa di decente, ma non penso che sia come l'altro titolo di Naruto che ho provato e voglio avere, ovviamente, perché mi piace Naruto, lo seguo come saga, non di videogiochi, però mi piace. Questo è il primo titolo che forse gioco, che dico, per GBA ne ho giocati tanti, ho giocato tutti quelli per GBA, comunque forse è il primo che riuscirà a piacermi del resto. E poi Castlevania. Questo c'è il sigillo Nintendo, ti fa capire che è già un titolo un po' più più carino. Della Konami. Castlevania. C'hanno tutti questa scritta Frey Hub 16 Jar. Tutte in francese, tedesco, non so, sono ignorante in materia. Codici, sempre 250 punti. Manuale sempre, mamma mia, perché non mi fanno più manuale tipo Pokémon? Non lo so. I libri, in questo caso l'inserto sono le istruzioni all'uso per Nintendo 3DS e che cosa? E play it now and on big screen. Perché è in inglese? È in inglese perché, mamma che bello, Nintendogs. Comunque questo è l'inserto con tutti i giochi. Ragazzi, per l'unbox, per il video c'è, dice posta per me, è tutto. Io ringrazio ancora il buon Paolo, il buon Nex, per avermi preso questi due giochi. Spero che siano due giochi che mi piacciono. Volevo prendere allo stesso prezzo Paper Mario, ma purtroppo era finito. Ahimè, l'avrei aggiunto a questi titoli. Vi ringrazio per aver visto il video, ragazzi, ci vediamo con un prossimo video in qualche universo futuro, spero tutto. Ciao ciao!